cari telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Conoscere i funghi. Abbiamo incontrato un lactario, un fungo che prende il nome proprio dal fatto che all'interno presenta un lattice abbondante in questo caso, e la presenza di lattice nei funghi che hanno caratteristiche come vedremo in questo fungo è proprio il carattere importante che dà il nome a tutto il genere. È un genere piuttosto numeroso che comprende diverse decine di specie presenti in Italia, e in questo caso parliamo di Lactarius volemus. Lactarius volemus è una specie a lattice bianco, ma si presenta con colorazioni piuttosto cariche sull'aranciato fulvo, che spesso sono diffuse su tutta la superficie del cappello, ma talvolta incontriamo anche degli esemplari più pallidi, soprattutto verso il margine. La colorazione aranciato fulvo rimane però al centro del cappello. Cappello che è quasi perfettamente liscio, un po' grinzoso qualche volta, ma non particolarmente. Il margine del cappello è un margine acuto, che è inizialmente involuto, cioè ripiegato verso il gambo, ma poi si distende, e la superficie tende a maturità a presentare una depressione centrale. Se noi andiamo a vedere la superficie inferiore, troviamo delle lamelle che sono chiare, sono lamelle in color crema, giallino, pallido, perfettamente colorate con colorazione omogenea nei giovani, ma tendono un po' a sporcarsi di brunastro nei funghi maturi. Se noi andiamo a irritare queste lamelle, vediamo che fuoriesce un lattice, che in questo fungo è un lattice particolarmente abbondante, è bianco ed è un bianco immutabile, cioè con il tempo non cambia colorazioni, mentre in altri lattari a lattice bianco ci possono essere dei viraggi del lattice verso colorazioni giallastre, colorazioni violacee oppure colorazioni grigio-verdastre. Ecco, Lactarius volemus presenta un gambo che è cilindrico, abbastanza regolare in superficie, quasi liscia, che ha una colorazione che man mano che scende verso il basso tende a ritornare alla colorazione della superficie del cappello. Gli esemplari che abbiamo raccolto sono di media taglia, ma sicuramente gli esemplari di questa specie possono raggiungere taglie anche doppie e anche molto più carnose di questo. Ecco, qui si vede quanto è abbondante questo lattice, e in alcuni casi proprio basta un piccolo taglio e fuoriesce proprio a gocce abbondanti. Può confondersi con una specie simile, perché ha una specie che è quasi sosia, che è Lactarius rugatus, ma questa specie è una specie di ambiente mediterraneo che cresce prevalentemente sotto i querceti e tra i cisti in zona mediterranea. Tra i lattari vale un po' la regola per la commestibilità che dice: lattari a lattice aranciato rosso sono commestibili, lattari a lattice bianco invece sono non commestibili. Questa è l'eccezione, è un lattario a lattice bianco che però può essere consumato. Se noi assaggiamo sia il gusto del lattice sia il gusto della carne, è dolciastro e quindi consumabile. L'odore è un po' particolare, un po' come di aringa, ha caratteri abbastanza importanti per permetterci una buona distinzione. Abbiamo parlato oggi quindi di Lactarius volemus, un lactario abbastanza diffuso e qualche volta anche numeroso nei nostri boschi. Per oggi è tutto, ci vediamo con una nuova puntata.